Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Campoli, agro del comune di Reggio Calabria, in vocale. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita di Coppa Italia, vocale San Luca. Sono in compagnia del collega Domenico Geria di Reggio del Pallone, buon pomeriggio a tutti. Le formazioni? Allora, queste le scelte fatte dai due tecnici per questa gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia Dilettanti. Il San Luca si schiera con Panarello, maglia numero 1, numero 2 Ferraro, numero 13 Grillo, numero 15 Pitto, numero 5 Vincenzo Aquino, numero 6 Davide Aquino, numero 7 Antonio Pelle, numero 18 Mammoliti, numero 19 Favasuli, numero 10 Carbone, numero 11 Bruzzaniti. A disposizione di mister Panarello ci sono il numero 12 Mandarano, numero 3 Criago, numero 4 Romeo, numero 14 Tassone, il 16 Bruno Pelle, numero 17 Murdaca, il 20 Romero, 9 Carella, 8 Nirta. Risponde il vocale con Caputo, Vojcic, Manganaro, Guerrisi, Moci, Brancati, secondi Mercurio, Rucazze, Postorino e Puccinelli. A disposizione di mister Laface ci sono Zito, Foti, Moio, Tuzzato, Megale, Lombardo, Perla, Polimeni e Perricone. Arbitro il signor Maurizio Cipolla di Cosenza, coadiuvato dai signori Fabrizio Cozza e Gianluca Vommaro di Paola. Sta per dare il via al match il direttore de gara. Tutto pronto, c'è anche una discreta cornice di pubblico quest'oggi per questa partita. Ricordiamo, penultimo atto della manifestazione iniziata lo scorso fine agosto, che vedrà l'epilogo il 23 dicembre prossimo a Catanzaro. Nell'altra semifinale si affrontano nel derby cosentino la Paolana e il Corigliano, capolista del campionato di eccellenza. Qui di fronte il vocale, quarto in classifica in eccellenza. Intanto è partito il match. È il San Luca che comanda la classifica del girone B di promozione con 26 punti in 10 giornate, una partita da recuperare che potrebbe consentire alla formazione giallorossa di allungare in classifica sulle inseguitrici. C'è subito un'iniziativa sulla sinistra, il pallone però è andato terminato oltre la linea laterale, a detta del secondo assistente dell'arbitro. Dunque rimessa laterale in favore del San Luca, che nel suo percorso fino a questa semifinale ha fatto fuori ben tre squadre di eccellenza: la Bovalinese nella fase a gironi, eliminata insieme al Brancaleone, dopodiché agli ottavi di finale battuto il Siderno. Contro il Siderno proprio ha conosciuto l'unica sconfitta stagionale la squadra di Panarello. All'andata perse 2-1 al Raciti, mentre nella gara di ritorno riuscì a ribaltare con un netto 4-0 e a passare il turno. 4-0 poi rifilato anche all'Isola Capo Rizzuto nei quarti di finale della gara d'andata. Nel match di ritorno al Sant'Antonio di Isola, altro successo per la squadra giallorossa per 2-1, e dunque questo approdo in semifinale contro il vocale, che invece nel suo percorso fino a questa tappa, penultima tappa del torneo, ha eliminato Bagnarese e Villese nella fase a gironi, agli ottavi di finale ha fatto fuori la Reggio Mediterranea e ai quarti di finale ha liquidato il Soriano con una doppia vittoria, 2-0 in trasferta e 4-1 nella gara di ritorno in casa. Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida dalla vittoria ottenuta nel weekend in campionato. San Luca ha battuto il Città di Rosarno per 2-0, mentre il vocale ha sconfitto il Siderno per 3-0, con sconfitta che ha portato all'esonero di mister Mesiti. Intanto c'è il lancio di Mercurio per rete, grande giocata di Rucazze. Al secondo minuto il vocale sblocca il risultato con la quarta rete in due partite di Coppa per l'attaccante georgiano. E dunque partita che subito si sblocca con questa grande giocata di Rucazze. Ottimo l'assist in profondità di Mercurio. Volevo capire se sia stato un errore difensivo o piuttosto un'acuta intuizione da parte della labardiere del vocale.
Probabilmente si è trattato un po' di entrambe le cose, in quanto è stata ottima il pallone dato in profondità da Mercurio, ma anche bravissimo l'attaccante a crederci, a toccare il pallone con la punta del piede per scavalcare il portiere, che probabilmente non è stato coperto in maniera corretta dai difensori, si sono lasciati ingenuamente anticipare dall'attaccante del Bocale. La difesa forse non è stata perfetta in questa circostanza. Probabilmente sì, forse non si aspettavano uno scatto dell'attaccante, è stato un errore ingenuo da parte della retroguardia del San Luca. Bravo Rugazze comunque a superare il portiere in uscita con quel tocco di punta davvero magistrale. Che tipo di partita ci sarà a questo punto, visto che il Bocale abbia colpito a freddo? È una partita che può prestarsi a diversi svolgimenti a questo punto, perché non va dimenticato si gioca nell'ottica dei 180 minuti, quindi anche arrivando al 90esimo sul risultato di 1-0 per il San Luca teoricamente potrebbe anche andare bene, considerando che al ritorno avrebbe il fattore campo da poter sfruttare per ribaltare il risultato, come già fatto agli ottavi di finale contro il Siderno. Però non è, ovviamente non rinunceranno ad attaccare e andare a cercare il gol del pareggio, che li metterebbe in una posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno. Pomeriggio soleggiato, disturbato da un leggero vento. Sì, una bella giornata quest'oggi, non ci sono nuvole in cielo a minacciare pioggia come domenica a Melito, però il vento non manca mai praticamente qui a Bocale, e dunque anche quest'oggi condizionerà un pochino l'esito del match. 4:30 nella prima frazione di gioco al Campoli di Bocale, Agro di Reggio Calabria, 1-0 per il Bocale, autore del gol nel flash che vi abbiamo descritto, Rucazze. Il San Luca comunque ha provato a riequilibrare le sorti dell'incontro con una sciabolata in diagonale che è sibilata accanto al palo di Caputo. Sì, era una posizione molto defilata, era molto difficile inquadrare la porta da quella posizione, ci ha provato, e con quella dimostrazione che di sicuro il San Luca non è venuto a Bocale per stare a guardare, vuole giocarsela fino in fondo le chance per poter arrivare alla finale. Ovviamente ha tutte le carte in regola per poterlo fare, lo ha dimostrato in questa prima parte di stagione, è una squadra che in promozione non ha rivali, ha perso solo qualche punto che sono stati dei veri e propri incidenti di percorso, ma probabilmente prenderà il largo e farà un campione da sé, non avrebbe sfigurato in eccellenza di sicuro. Attacca il Condofuri, pardon, il San Luca ha già agganciato la difesa, palla in fallo laterale, 5:56, sempre 1-0, attacca il San Luca. Sbroglia bene la difesa, palla in avanti, contende con successo questa palla Puccinelli, un lancio in avanti verso Postorino con il suo mancino. Postorino è uno dei gioielli di questa squadra, qualcuno dice ma che ci fa in questa categoria? Sì, è uno dei trascinatori del Bocale, sicuramente tra i calciatori con il più alto rendimento in questa prima parte di stagione, oltre ai gol ne ha fatti solo due, però è stato tante volte assist man per i compagni. Domenica contro il Siderno ha segnato un gol di pregevole fattura dimostrando tutta la sua tecnica. È un calciatore che probabilmente avrebbe potuto giocare in categorie superiori. C'è ora una punizione a favore della formazione di casa, sulla linea di battuta c'è il mezzo sinistro Postorino che con il suo piede d'oro scodellerà al centro aria. Sono arrivate le torri del Bocale, tutto è pronto, fischio, parte un cross, il tiro incoccia la barriera corallina, ancora Postorino,
manovra il bocale alla ricerca del gol del KO. Ha già recuperato la difesa del San Luca, praticamente 21 giocatori nella metà campo. In due tempi si salva questa volta Panarello. Sì, era sfuggito in un primo momento il pallone dalle mani, ha prontamente recuperato, c'era appostato Rugazze subito pronto per intervenire, però il portiere ha fatto buona guardia. Tanto c'è un fallo sulla linea di centrocampo commesso da Mercurio. Ha ripreso il gioco già il San Luca, che ovviamente adesso cerca già di accelerare il gioco per andare ad acciuffare il gol del pareggio. Deve fare attenzione però la squadra di Pannarello a non scoprirsi, perché la velocità degli attaccanti del Bocale può essere letale. Attacca ancora la formazione di casa con Postorino, viene spinto, tutto regolare per l'arbitro, stavolta con mestiere. Sì, è stato, si è fatto questa volta fermare dagli attenti difensori del San Luca. Non dimentichiamo che comunque la formazione giallorossa a 9 era gente di assoluto livello in ogni reparto, primi tra tutti ovviamente in difesa la coppia di storica, i gemelli Aquino, Vincenzo e Davide, che sono delle autentiche certezze. ...9-16 nel primo tempo, sempre 1-0 a favore del Bocale. Parte un cross, intercetta il centrocampo ospite, ancora Pitto, che è un po' il motorino di questa squadra. Sì, lui come tanti altri possono dare quella sterzata decisiva alla partita. Vediamo adesso l'iniziativa che parte dalle retrovie, il Bocale è ripiegato tutto nella propria metà campo per difendere. Il tentativo dal limite proprio di Aquino, che è pericoloso con le sue sortite offensive. Una staffilata dal limite, anche se non era proprio nello specchio della porta, Caputo, per evitare guai peggiori, ha preferito andare lungo e disteso e parare. Sì, era comunque pericoloso il pallone, per non rischiare Caputo ha fatto bene ad intervenire e a far su il pallone. Poi la ripartenza del Bocale non ha sortito effetti, adesso è il San Luca nuovamente che con una rimessa laterale proverà ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Non ha risentito granché, più di tanto, il San Luca del gol subito a freddo al secondo minuto ad opera di Rucazze. Si è già fatto vivo dalle parti di Caputo con un paio di bordate che però non hanno sortito effetto alcuno. È la dimostrazione comunque di quello che già si sapeva, ovvero che San Luca è squadra di personalità e di carattere, oltre che piena di talento, di gente che sa giocare a calcio. E vediamo, c'è la stretta marcatura su Rugazze, questo è anche una dimostrazione di quello che dicevo in precedenza. San Luca proverà ad attaccare senza però sbilanciarsi, senza però scoprirsi e mostrare il fianco all'avversario, perché un 1-0 comunque potrebbe essere un risultato recuperabile nella gara di ritorno. Altre reti ovviamente andrebbero ad appesantire il discorso. E c'è adesso l'opportunità per la formazione giallorossa, c'è la chiusura di Wojcik, riuscito a fermare Bruzzaniti. È arrivata intanto al campo lì una discreta rappresentanza di skinhead e hooligans lucchini. Sì, si sentono i loro cori, il loro incitamento per la squadra del cuore. Per le gare casalinghe sono sempre in tantissimi, arrivano a sfiorare il migliaio di presenze sugli spalti del Coro d'Alvaro, ma anche in trasferta non fanno mai mancare il loro appoggio alla squadra del cuore. Stiamo parlando di una delle squadre più apprezzate del dilettantismo calabrese, il San Luca, che si prepara a festeggiare i suoi primi 60 anni di vita, mi sembra, nel 1960, giù di lì.
sì, se non sbaglio, del 61, quindi siamo prossimi alla sessantina. È una squadra storica che è mancata per tanti anni dal calcio e la sua assenza si è sentita. Lo scorso anno si è rimessa in gioco disputando un ottimo campionato di promozione, posizionandosi a metà classifica, avendo perso molti punti del giro d'andata, altrimenti avrebbe potuto lottare per i playoff senza alcun dubbio. Quest'anno con giusti ritocchi fatti con l'esperienza è riuscito ad allestire un organico di assoluto livello che, come ho detto prima, anche in eccellenza non avrebbe certamente sfigurato. Il Saluga che, ricordiamolo, ha militato nel campionato di eccellenza. Sì, tanti anni in eccellenza per il Saluga, a livello regionale sicuramente una delle piazze storiche blasonate. Si sente un po' la mancanza di piazze di questo livello, comunque tra Serie D ed eccellenza potrebbero davvero fare molto bene, anche per quanto riguarda il calore che sanno portare, il colore che riescono a portare ad ogni partita. Comunque il San Luca è un pezzo di storia del calcio dilettantistico calabrese. Sì, un pezzo di storia che sta provando a tornare ai fasti di un tempo. Il lavoro è giusto, intanto il calcio d'angolo pericoloso ha smanacciato Panarello, sta provando a ritornare ai fasti di un tempo, e il lavoro che è stato compiuto in questo biennio certamente riuscirà a portare al compimento di questo obiettivo. A proposito del corner, non è stato facile per Panarello prendere l'ascensore delle Torri Petronas e andare a smanacciare, anche perché c'era il vento che disturbava. Ogni tanto qua e là un repolino di Eolo, il mitico re dei venti. Sì, sono palloni insidiosi quelli, calci d'angolo tagliati. Basta un tentennamento, un errore o appunto un colpo di vento per mandare il portiere, come si suol dire, a farfalle. Però è stato davvero bravo il ragazzo, non dimentichiamo che è un under, che è stato bravo. Tanto c'è l'iniziativa, il contropiede del San Luca, Bruzzaniti serve compagno, finisce a terra Favasulli, per l'arbitro è tutto regolare. Episodio da Moviola comunque, perché quelli del San Luca hanno invocato la concessione della massima punizione. Sì, chiedevano il rigore, ma sinceramente non so se il contatto ci sia stato o meno, sarà da rivedere veramente alla Moviola, però di sicuro il Bocale ha rischiato un po', si era fatto trovare scoperto fase difensiva. Certamente simili errori non lasciano tranquillo mister Lafage, che avrà già richiamato i suoi a maggiore attenzione. Deve uscire come un kamikaze Caputo sui piedi di un attaccante lucchino. Sì, bravo a scegliere il tempo per l'uscita, non consentire a Bruzzaniti di arrivare sul pallone. Caputo che si dimostra sempre attento e preciso nei tempi dell'uscita. Le geometrie degli ospiti sono fluide, chiare, pimpanti. Hanno un gioco davvero straordinario. No, non è un caso che stiano facendo terra bruciata intorno in promozione. Soltanto il Gioioso e il Brancaleone sono riusciti finora a raccogliere qualche punticino contro di loro, che sono una macchina praticamente perfetta. C'è il raddoppio e perfino tre su pericolosissimo Postorino. È la dimostrazione anche di un grande stato di forma di questa squadra. Non dimentichiamo che si è giocato appena 3 giorni fa, eppure la squadra di Panarello sta giocando a buon ritmo, non rinuncia appunto ad attaccare e sta difendendo bene contro un Bocale che in questo momento è in leggera difficoltà, ma probabilmente sta anche cercando di gestire quello che è il vantaggio trovato dopo 2 minuti. È stato chiamato per dirigere questa partita un arbitro che viene segnalato tra i più promettenti della categoria, quel Maurizio Cipolla della sezione di Cosenza, collaborato da Fabrizio Cozza e Gianluca Vommaro.
L'importanza di queste partite è risaputa, ormai siamo alle semifinali, e è giusto scegliere quelli che sono gli arbitri che danno maggiori garanzie e che si stanno facendo anche apprezzare in campionato. Sa che questi campionati ci sono spesso polemiche, tanto un pallone rubato da Bruzzaniti che ha perso l'attimo fuggente. Sì, ha perso l'attimo, è stato bravo ad anticipare Secondi che è rimasto a terra. Ora il direttore di gara chiama i sanitari del Bocale per soccorrere il capitano, però ha perso proprio l'attimo Bruzzaniti. Era stato bravo in un primo momento a guizzare come un falco sulla preda. Sì, è intervenuto col tempo giusto per togliere la palla dalla portata del capitano del Bocale. Si è cercato di involarsi, però è stata tempestiva la chiusura della difesa biancorossa. Tra l'altro stiamo notando come rispetto a quella che erano il pensiero della vigilia, o meglio prima della partita, sullo schieramento tattico del Bocale si pensava che avrebbe giocato Vojčić a destra e Brancati in mezzo, invece è Brancati a stazionare sulla corsia di destra, mentre Vojčić affianca Moci in mezzo, Manganaro a sinistra. Dunque Vojčić che si sta confermando ad altissimi livelli al centro della difesa. 21 giocatori nella metà campo del Bocale. San Luca sta premendo, vuole il pareggio, vuole dimostrare di essere in grado di poter uscire dal Campoli senza perdere, di sicuro il potenziale ce l'ha, però la velocità delle punte del Bocale può essere determinante. Tanto viene fermato un tentativo di ripartenza di Guerrisi, calcio di punizione in favore del Bocale che può rifiatare. 19 minuti e 27 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Campoli di Bocale, agro del comune di Reggio Calabria, è sempre 1-0 a favore della squadra di casa, autore del gol Rucazze. Sì, bravissimo Rucazze che già si era distinto nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Soriano, segnando 3 gol in mezz'ora. Tanto c'è il pallone messo in mezzo da Guerrisi proprio per Rucazze, però cross telefonato per il portiere che lo fa suo e può ripartire adesso il San Luca. Rucazze che ha segnato 3 gol appunto contro il Soriano, ne aveva segnato uno in campionato contro il Cutro, il suo transfer è arrivato a metà ottobre, ha già messo a segno con quella di oggi 5 reti in partite ufficiali, probabilmente avrebbe potuto farne qualcuno in più se avesse potuto giocare fin dall'inizio della stagione. Attacca il San Luca. Perde palla, promuove un'incursione sulla destra Postorino, limite dell'area, fa fuori un avversario ma non il secondo che gli ruba palla, può partire il contropiede con questo lancio d'anticipo Caputo, esce in presa aerea, blocca e porge lateralmente al compagno di linea, ma il San Luca c'è. Sì, assolutamente è in partita e il Bocale deve fare molta attenzione. Intanto una nuova tentativa di ripartenza di Rucazze, chiuso in calcio d'angolo dal tempestivo intervento di Aquino, e il secondo tiro dalla bandierina per il Bocale. È dura affrontare due difensori come i gemelli Aquino. Rucazze è stato bravo ad approfittare della prima occasione avuta, però adesso supera. Hanno dimostrato tutto il loro valore nel Marina di Gioiosa. Marina Gioiosa, e anche lo scorso anno con l'Africo hanno disputato una grande stagione, quest'anno sono arrivati a rafforzare la difesa del San Luca e lo stanno facendo con tutta l'esperienza e la tecnica del quale sono dotati. È rimasto un giocatore, si è rialzato, era rimasto a terra un giocatore del Bocale. C'è ora un accenno di rissa, prontamente sedato dall'arbitro che a distanza controlla tutto. Sì, hanno avuto un diverbio, se non vado errato, Davide Aquino con Rucazze, che era il calciatore rimasto a terra in precedenza. Li richiama l'arbitro.
Vedremo se deciderà di sanzionarlo o semplicemente di richiamarle all'ordine per evitare di cominciare ad restare cartellini gialli che potrebbero innervosire la partita. Vediamo se le ammonisce. No, le ammonisce entrambi. Quindi ammoniti Davide Aquino e Rucazze. Cosiddetti cartellini di sbarramento. Sì, speriamo che questo possa essere un primo monito che l'arbitro è riuscito a dare alle due squadre, che non tollererà situazioni simili, il rischio di che possa degenerare la partita è concreto quando ci si nervosisce così presto. L'anticamera del cartellino rosso. Speriamo di evitare di poterne vedere da qui alla fine, che si possa rimanere in 22 fino alla fine. Quest'arbitro Maurizio Cipolla della sezione di Cosenza è noto per essere un direttore di gara fermo e deciso e anche carismatico. Sì, la giusta personalità per dirigere una partita di questo livello, di questa importanza. Si è subito surriscaldata la partita. Intanto vediamo un recupero, un bel pallone Postorino che di tacco poi scarica su Mercurio, scambio con Secondi, ora riparte dal retrovie la manovra del Bocale, che non ha certamente fretta avendo trovato già il vantaggio dopo due minuti. Sarà determinante la velocità degli attaccanti del Bocale, ma come detto prima il San Luca nelle retrovie lascia ben pochi spazi. Pensava di segnare così presto, ma abbiamo già detto che si è trattato insieme di un'intuizione dell'attaccante locale e anche di una distrazione fatale, tra virgolette, se non un'indecisione collettiva della difesa. Vai tu che vado io. Sì, probabilmente lì non si attendevano la zampata dell'attaccante, pensavano che il portiere sarebbe potuto arrivare una frazione di secondo prima sul pallone, così non è stato e Rucazze è stato lestissimo nell'approfittarne. Un errore, finora l'unico errore commesso dalla difesa del San Luca in 25 minuti di partita. Postorino adesso prova ad andarsene via, ne salta. Ha fatto fuori due ma non il terzo. È sempre difficile saltarne tre, poi però i primi due li aveva elusi. Vediamo, continua a insistere sul Bocale, il cross tagliato di Mercurio a cercare sul secondo palo Puccinelli, che raggiunge il pallone che però oltrepassa la linea di fondo campo. Era stata buona l'idea di Mercurio. Il vantaggio locale al secondo, ma da quel momento in poi il San Luca ha preso le redini del gioco e si è reso anche pericoloso in due o tre circostanze. Sì, il San Luca sta dimostrando di avere un grande potenziale offensivo, il Bocale però regge, finora in tutta la stagione in 9 partite casalinghe ha subito solamente 2 gol, entrambi su calcio di rigore, entrambi in Coppa contro la Villese e contro il Soriano, mentre in campionato non ha ancora subito reti. 26 minuti e 5 secondi nella prima frazione di gioco al Campoli di Reggio Calabria, Bocale in vantaggio per una rete a 0 grazie appunto al gol di Rucazze. La risposta del San Luca c'è stata con alcune staffilate dal limite che però non hanno sortito l'effetto sperato. No, ancora Caputo ha dovuto effettuare solo piccoli interventi di routine, però il San Luca ha dimostrato di essere molto pericoloso e se la difesa di casa non farà attenzione potrebbe capitolare in qualunque momento del match. Ecco la nuova iniziativa da parte di Bruzzaniti, evita il calcio d'angolo con un grande intervento Secondi, conclusione dalla distanza tentata da Carbone, se non vado errato, la palla che sfila al lato. Ecco un altro tentativo dunque per il San Luca, che continua a rendersi pericoloso. Qualcuno direbbe un tiro che ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, pressione e capelli, servizio completo.
Sì, molto insidiosa la conclusione di Carbone, che Caputo ha lasciato sfilare, aveva battezzato bene la traiettoria del pallone. Fosse stato nello specchio, però il portiere di casa avrebbe dovuto effettuare un grande intervento, perché il tiro era davvero molto pericoloso. Il San Luca c'è, il San Luca è vivo e vegeto e si rende pericoloso. Sì, siamo a nemmeno mezz'ora di partita e ci siamo già divertiti comunque per quello che è stata il grande gioco espresso soprattutto dal San Luca, che cerca il gol del pareggio colpito a freddo. Non ci sta la formazione di Panarello, sarà davvero una partita intensissima fino alla fine. Comunque il San Luca non soffre di complessi di inferiorità, sudditanze psicologiche o timori reverenziali. Sta affrontando la partita a viso aperto e cercherà di riequilibrare le sorti dell'incontro. Sì, no, aveva già dimostrato, affrontando anche Siderno e Isola Caporizzuto, di non avere alcun timore delle squadre di categoria superiore, dimostrandosi superiore in quelle circostanze. E anche quest'oggi sta giocando a viso aperto con la giusta personalità. Attacca Favasuli, il suo cross è respinto da Guerrisi, prova a rimettere in aria il pallone, spazza Manganaro che cerca Rugazze, prova ad involarsi Rugazze, tampona Aquino, finiscono a terra e due, e la punizione in favore del difensore del San Luca. Un duello che promette scintille. Sì, bisogna fare attenzione perché entrambi sono già ammoniti, quindi basterebbe davvero un non nulla per portare all'espulsione di uno dei due protagonisti di questo che si annuncia un grande duello da qui alla fine. Rimessa laterale contestata, ma qui siamo nel campionato di eccellenza dove ci sono tre arbitri, due guardaline e un arbitro. Sì, il primo assistente ha segnalato che la rimessa era in favore del Bocale, dunque ha interrotto una possibile iniziativa del San Luca, che però ha già riconquistato palla. Sta imprimendo un ritmo elevatissimo alla partita la squadra ospite. Verticalizzazione a cercare Favasuli, che spazia veramente su tutto il fronte dell'attacco. Il suo traversone viene messo in fallo laterale dalla parte opposta da Manganaro, attentissimo nella sua diagonale. Diciamo che San Luca stia schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire al pareggio. Sì, cercano di arrivare al pareggio prima dell'intervallo. Certo è che se il Bocale non trova un modo per poter spezzare questo assedio, rischia davvero di andare. Ed eccolo, è arrivato il gol del pareggio. È arrivato il gol del pareggio. È rimasto a terra il calciatore, si è scontrato. Davvero una distrazione fatale, come è successo a San Luca. Distrazione fatale, ma era nell'aria. Questo gol, vediamo chi è stato un po' il marcatore, che si è fatto trovare pronto al centro dell'area. Credo si tratti forse di Carbone. Non riesce a divincolarsi dall'abbraccio dei compagni, l'autore del gol. Sì, vediamo un po' se riusciamo a riconoscere chi è stato. Credo sia stato proprio il capitano Carbone a girare di testa in rete. Quindi al 31esimo il pareggio del San Luca con il capitano Carbone. Siamo stati facili profeti poco fa quando abbiamo detto che il San Luca c'è, il San Luca è vivo e vegeto e farà di tutto per riequilibrare le sorti dell'incontro. Eh sì, è stata la dimostrazione di 20 minuti di assedio quasi da parte degli ospiti, che hanno ottenuto un pareggio ai punti e sicuramente meritato. Hanno dimostrato di avere
tutta la voglia e la determinazione per riequilibrare subito la partita, e lo hanno fatto. Il gol era nell'aria, Bocale si è fatto schiacciare troppo, non è riuscito a trovare le giuste contromisure per tenerli lontani dall'area di rigore. L'inserimento di Carbone sulla rimessa laterale è stato perfetto, di testa ha schiacciato la palla verso l'angolino, lasciando impietrito Caputo. Peones, campesinos e aficionados che inneggiano al capitano autore del gol, ma anche agli altri che comunque stanno facendo la loro partita. Eh sì, i tifosi del San Luca stanno dimostrando calorosissimi, e consideriamo che sono in trasferta, quindi è solo da immaginare quale sarà la bolgia che il Bocale troverà il 5 dicembre per la gara di ritorno al Corrado Alvaro, dove ci sarà un pubblico almeno 4 volte superiore in base a quelle che sono le medie stagionali della squadra di Panarello. Il lungo rilancio a cercare Rucazze, cerca di aggirare la difesa, tempestiva però la chiusura, riparte ottimamente la squadra ospite con calma, con ordine, con sicurezza. Sì, trovate il pareggio, certamente ha trovato anche una maggiore fiducia il San Luca, ha vinto un contrasto adesso a centrocampo. Pitto che cerca adesso un lancio, però non c'è nessuno a seguire il suo passaggio, troppo sul portiere. Ne viene fuori un tiro a Palombella che non inganna l'attento Caputo. Sì, Caputo ha fatto sul pallone senza problemi, incolpevole sul gol, certo non poteva fare nulla. Lì è stato davvero bravo Carbone ad inserirsi con il tempo giusto e a trovare il gol che, come abbiamo detto, è un gol del pareggio meritato. Prova adesso a riaffacciarsi in avanti il Bocale con Mercurio. Guerrisi aggredito da 2 avversari, c'è sempre il raddoppio di marcatura sul portatore di palla. Mercurio viene fuori, Rucazze, il sinistro di Rucazze da fuori. In 2 tempi Panarello intercetta la sfera. Si scatafaccia in orizzontale e riesce a parare. Sì, era insidioso il tiro di Rucazze, però si è disteso benissimo il portiere, che ha prima stoppato, poi intercettato in 2 tempi il pallone. San Luca padrone del campo. Eh sì, per una buona mezz'ora è stato padrone del campo, ora il Bocale sta cercando di riguadagnare metri. Però San Luca è un avversario davvero ostico e duro da battere. Assisteremo ad un'altra ora di partita intensissima, sicuramente con la stessa intensità di questi primi 35 minuti. Partita bella sul piano tattico, tecnico e agonistico, a tratti calcio champagne con le bollicine. Sì, per il momento abbiamo visto soprattutto il San Luca esprimere un gran bel gioco, perché il Bocale ha soprattutto contenuto, però anche la squadra della Face è in grado di poter mostrare un bel gioco. Tanto c'è il fallo di Brancati, vedremo se verrà sanzionato con l'ammonizione, l'arbitro non sembra intenzionato però a redarguire il difensore col cartellino, lo richiama solamente. Parlotta nei 2, però non lo ammonisce. Calcio di punizione, intanto vediamo che mister La Face ha invertito i 2 esterni d'attacco del Bocale, con Postorino che si è spostato a sinistra, Puccinelli adesso a destra. Vedremo se questa inversione sortirà qualche effetto. Nervi di acciaio inox 18-10 anche per il signor Cipolla. Sono partite difficili queste da dirigere. Lo dimostra l'agonismo che c'è in campo, finora tanta correttezza, a parte qualche piccolo fallo che comunque fa parte del gioco, però il livello agonistico in campo è elevatissimo. Se posso permettermi, anche una partita del genere, più che una semifinale di Coppa tra una squadra di eccellenza e una di promozione, sembra quasi una finale playoff per salire in Serie D. Non c'è stato bisogno di nessun navigatore satellitare per trovare il golletto, anzi addirittura 2, o della profezia di Nostradamus. No, finora abbiamo visto un gol per parte, bravo il Bocale nel trovare subito il gol con il guizzo di Rucazze, poi il San Luca ci ha provato in tutti i modi, con un lavoro ai fianchi, come si dice nella box, al lavoro dei fianchi l'avversario, finché ha trovato il pertugio giusto, Carbone, e il gol del pareggio.
Ora il Bocale sta cercando di riaffacciarsi dalle parti di Panarello, la punizione è affidata a Manganaro, viene allungata in fallo laterale da Grillo, rimessa laterale già battuta. Un gol prezioso quello del San Luca, quanto un rubino dello Sri Lanka o un topazio del Brasile. Eh sì, non dimentichiamoci che i gol in trasferta hanno valore doppio, quindi in caso di doppio pareggio un gol fuori casa può contare davvero tantissimo, può fare la differenza, quindi pesantissimo questo gol. Tra l'altro è il primo che il Bocale subisce in casa su azione in questa stagione, dopo due appunto subiti sul calcio di rigore. Comunque va sottolineato anche che il San Luca disponga di dirigenti veramente capaci, esperti, attenti e competenti. Ha una dirigenza di alto livello che ha saputo preparare un progetto importante per riportare il San Luca nel calcio che conta, e ci stanno riuscendo. In soli 2 anni sono partiti dal nulla, e partendo da una base importante che è quella di uno stadio tra i migliori in Calabria come il Corrado Alvaro, di recente costruzione, è riuscito lo scorso anno ad iscrivere la squadra in promozione, e dopo difficoltà iniziali ha allestito un organico che poi è riuscito ad arrivare a ridosso della zona playoff con un ritmo da alta classifica nel giorno di ritorno. Quest'anno poi un campionato di promozione che annuncia di essere vinto a mani basse. Già l'anno scorso comunque San Luca aveva fatto vedere delle cose bellissime, solo che è partito forse con qualche attimo di ritardo. Sì, di fatto il campionato del San Luca lo scorso anno cominciò alla 6ª giornata, perché se non ricordo male le prime 5 partite furono 5 sconfitte. Anche qui a Bocale alla 3ª giornata arrivò la sconfitta per il San Luca, battuto 5-1 abbastanza nettamente, però era una squadra ancora in fase di costruzione, poi totalmente differente da quella che da novembre in poi avrebbe fatto veramente benissimo, prima allontanandosi dai bassi fondi, poi arrivando nel giorno di ritorno appunto ad insidiare le prime della classe. Calcio di punizione battuto dal Bocale, Manganaro sulla sinistra, scambiano il cross allontanato dalla difesa ospite, cerca di venirne fuori il San Luca, che adesso è retrocesso al limite della propria area. Il pressing del Bocale si è alzato dopo il pareggio ospite, anche se deve trovare un po' le misure la squadra della Facia a questo punto, dopo una prima mezz'ora vissuta quasi in apnea. Postorino prova a dimostrare sempre la sua tecnica, cerca l'imbucata per lo scatto di Manganaro, troppo lungo il pallone, palla a fondo campo, altra opportunità non sfruttata dal Bocale. 41esimo minuto del primo tempo, sempre 1-1, è quasi il momento di cominciare a tirare le somme. È una partita che probabilmente ha cambiato volto da subito con quel gol di Rucazzo dopo appena 2 minuti, avremmo assistito altrimenti ad una gara molto attenta tra le due squadre, giocano un bel calcio, probabilmente una sfida anche equilibrata e improntata sul centrocampo. Invece quel gol di Rucazzo ha subito sbilanciato la partita, con gli ospiti che si sono riversati con fuoco in avanti, e dopo una mezz'ora di tentativi velleitari hanno trovato un pareggio meritato. Ora è il Bocale in questi ultimi 10 minuti a farsi preferire, che ovviamente colpito da quel gol del pareggio vuole riportarsi in vantaggio prima dell'intervallo. Sta provando con qualche iniziativa dei suoi solisti che ancora non sono riusciti a trovare il guizzo giusto. Assistiamo adesso a questo calcio di punizione, pallone scodellato sul secondo palo, troppo lungo, non ci arriva, ha cercato di rimetterla in mezzo Brancati, troppo lungo per il pallone, è sfilato a fondo campo. Ma il San Luca certamente non è venuto sulle rive dello stretto per fare soggiorno e turismo. Sono due squadre che sono partite
certamente non con l'obiettivo di vincere la Coppa Italia in questa stagione, ma di arrivare dove potevano arrivare. Il loro cammino però le ha portate ad affrontarsi per arrivare a quella che sarà, a quello che sarà l'atto finale della sfida, e dunque si stanno giocando entrambe le squadre le loro chance a viso aperto e con la consapevolezza di avere tutto da guadagnare e niente da perdere. Però quando arrivi a questo punto ci fai anche un po' il palato, e l'obiettivo della finale per entrambe sarebbe un traguardo davvero prestigioso. Intanto errore di Postorino, non si intende con Manganaro, può ripartire il San Luca. Mercurio in primo momento interviene sull'avversario che riconquista la sfera, arriva fino sul fondo, chiuso da tre avversari. Viene via Manganaro, che chiede adesso l'appoggio di Vojcic, riparte il bocale. Postorino, il taglio per lo scatto di Guerrisi, scatta Guccinelli, pallone di poco lungo, era ottima l'idea. Pallone leggermente lungo da parte di Guerrisi, ci ha provato Puccinelli ad arrivarci, è molto veloce, però la sfera è sfilata troppo lontana ed è arrivato sul... Le famose diagonali del calcio totale, del 4-4-2. Eh sì, era perfetto l'inserimento di Puccinelli, semplicemente appunto leggermente troppo lungo il passaggio da parte di Guerrisi, troppo veloce il pallone, è schizzato via dalla portata del giovane attaccante. 44 minuti nel primo tempo, 1-1, Rucazze al secondo e Carbone al 31esimo, entrambi gol su azione manovrata. Sì, due bei gol comunque, anche di pregevole fattura, sia l'intuizione di Rucazze con quel tocco sull'uscita del portiere. Attenzione adesso il lancio di Manganaro, prova Postorino, la botta, Rucazze riporta in vantaggio il bocale. Al 44esimo, a sorpresa il bocale torna in vantaggio ancora con Rucazze. Quasi a sorpresa è arrivato questo nuovo vantaggio. Nel momento di maggiore pressione da parte del San Luca, che si è trovato un po' scoperto in questa circostanza. Sì, si è fatto trovare scoperto sulla corsia sinistra, e qui viene premiata anche quella è stata l'intuizione di Laface, che ha invertito i due attaccanti esterni posizionando Postorino a sinistra. È stato Postorino infatti a involarsi, a calciare, Panarello ha risposto con un grande intervento, però per Rucazze è stato facilissimo calciare nella porta sguarnita e riportare in vantaggio il bocale. 45esimo del primo tempo e Rucazze mette la firma su una prestigiosa doppietta. Sì, per lui due partite giocate in Coppa, 5 gol, davvero un'ottima media per il georgiano, che conta di fare tanto anche in campionato, finora soltanto un gol per lui. Vedremo se nel resto della stagione riuscirà a dare un contributo maggiore alla squadra. È arrivato apposta per questo dalla quarta serie francese. Si gioca ancora, 46esimo del primo tempo. Attacca sulla sinistra Grillo, uno contro uno con Brancati, tocca al retrato al limite dell'area, adesso è nuovamente il San Luca che prova ad asserragliare la difesa del bocale, traversone però direttamente sul fondo. Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero e dunque bocale che proprio in extremis si è riportato in vantaggio. Che scenario prevedi nel secondo tempo prima di restituire la linea al regista Bruno Taverna? Beh, prevedo che il San Luca riproporrà quello che è stato un po' l'assedio della prima mezz'ora del primo tempo, per andare nuovamente a cercare il pareggio. Dovrà fare molta attenzione però adesso la fase nell'impostare bene la squadra che dovrà scendere in campo nel secondo tempo, per difendersi ma anche per non farsi schiacciare come è stato per quella prima mezz'ora. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna a Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.
Ma chi c'è di altro? Nessuno va per noi.